La prefettura di Salerno ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'abbattimento e messa in sicurezza dei massi di roccia calcarea pericolanti sulla strada del Mingardo tra Marina di Camerota e Palinuro mediante l'utilizzo di esplosivo. Già per questo fine settimana dovrebbero iniziare i lavori. La strada è chiusa ormai da oltre un mese. Per raggiungere Palinuro non bastano più i canonici 5 minuti, ma ne servono 25-30 da Marina di Camerota, perché si è costretti a raggiungere Camerota capoluogo, Licusati, e tornare indietro utilizzando la Mingardina. Intanto non mancano le polemiche, la pazienza delle comunità locali è davvero al limite. Speriamo insomma di risolvere. Speriamo assolutamente. Per un chi po ci per vive tutti. Quotidianamente. Eh sì, e non solo, per chi vorrà venire poi da queste parti per villeggiare soprattutto. Un disagio in tutti i sensi. Non si immaginava un periodo così lungo, no? No, per niente. Non immaginavo proprio, è un disagio eccessivo fare tutti questi chilometri, poi soprattutto se si trova qualche camion avanti diventa un'impresa, ci vuole più di un'ora per arrivare a Palinuro. Con due bambini piccoli è una situazione un po' particolare. A chi dobbiamo chiedere di sollecitare se si può in questo momento? A chi ha cominciato penso i lavori. Bisognerebbe cercare di affrettare il prima possibile tutta questa situazione. Ecco, ma sappiamo che cosa è accaduto? No, sinceramente no, c'è una sorta di silenzio generale, non si capisce il motivo. Buonasera, voi vivete? Palinuro Camerota? Viviamo a Caprioli. Caprioli, sì. Siete venuti per una passeggiata? Siamo venuti a trovare i genitori. Dove vivono? A Marina di Camerota. E quindi che giro avete fatto? Abbiamo lasciato la macchina lì e siamo venuti a piedi. Addirittura? Sì. Da qui a piedi a Camerota? No, c'è venuto mio padre a prenderci. Ah, quindi avete fatto, come dire, una soluzione alternativa. Sì, alle curve del Cigliotto. Quanti disagi? Tanti. Anche perché da tanto che è chiusa la strada. Forse da troppo? Direi di sì. Ma si sa che cosa è accaduto, insomma? No, non lo so, sinceramente io non lo so di preciso. È la miglior soluzione che c'è in questo momento. Approfittando che insomma della sperando, giornata. Sperando che almeno ne usciamo vivi da questa situazione. Purtroppo è così, un po' di pazienza, speriamo che si risolva presto. Sono un sacco di disagi. Ecco, ma si sa insomma che niente. Per ora no, non sappiamo niente ancora. Dovrebbero utilizzare della dinamite per far cadere? Sono voci, non si sa. Di ufficiale non c'è ancora nulla. Quanti disagi? Troppi, purtroppo. Speriamo che le risolvano più presto perché ormai Pasqua è imminente, quindi speriamo bene. Chi vive di turismo? Soprattutto, solo di quello viviamo, quindi speriamo bene. Quanti disagi per questa situazione? Guarda, è un casino. È un casino, noi abbiamo una macchina qua e una macchina dall'altro lato. Come si fa? Non lo so, penso che ritorneremo alla normalità ben presto.